Noi stavamo parlando amichevolmente con Enrico, con loro, con Rolando, eccetera. È venuto l'ispettore di polizia, ha detto vogliono parlare con il direttore, con l'allenatore e con il presidente. La polizia ha detto volete che chiediamo una delegazione così ci parlate? Io ho detto va bene. La delegazione loro non l'hanno fatta e allora siccome noi siamo, credo, con la coscienza più che a posto, che abbiamo deciso, andiamo fuori per parlare. Il parlare, mi pare, era solo un ascoltare, eccetera, eccetera. E quindi non si può parlare. Questo è successo fuori. Credo che per la stampa sia un ottimo spunto da riempire i giornali, forse era già successo a Arezzo, no? Con Mancini, io sento storie vecchie, non lo so, non c'ero. Allora approfitto, eh? Ah, bravo, bravo. Grazie. Però voi non è quello di cui parlavate, cioè ci sono decisioni, com'è No, no, noi parlavamo del più e del meno, noi parlavamo che da quello che abbiamo visto noi, ma non gli altri, quindi noi, scemo numero uno so io, e poi mi dispiace, venite pure voi. Abbiamo visto dei ragazzi belli, giovani e forti, che senza che nessuno li toccava, uno addirittura il portiere da solo, visto che è cascato, si è fatto male, a barella. Ognuno che cascava veniva fuori una barella, ma l'avete viste queste cose? Come usciva a barella, poi tornavano più in salute di tutti quanti noi messi insieme. Il fine giustifica i mezzi, io sono d'accordo, per carità. Quindi, però, cioè, noi abbiamo visto che non siamo, cioè, non è stata una partita. E poi così questo scrivetelo perché tanto prima o poi io devo pagare sto conto. L'arbitraggio è sempre scandaloso Arezzo, voglia che voi scrivete Ferretti si lamenta perché l'avete visto oggi? L'avete visti a Pistoia Tonetto? Allora, io faccio solo queste domande, l'avete visti? Mi farebbe piacere che qualcuno mi dice. No Presidente, lei sta dicendo una stupidaggine, oppure sì, l'abbiamo visto. Tonetto, ma se lo meritava? Questa è la domanda che ho rivolto io al loro allenatore, ho detto l'arbitraggio, io non parlo di Oggi che arbitraggio, era ma un sono coperto. ma oggi era un arbitraggio, io faccio io voi la domanda, perché mi fa piacere sentire No, le per dire, risposte, che concordo con lei su pensate. questo punto. No, io ho chiesto proprio la stessa cosa e lui ha riconosciuto lui stesso, ha detto che non si può premiare. Addirittura il loro direttore adesso ci ha detto, adesso qua nel corridoio, ci ha detto, una persona molto per bene, ci ha detto ma che succede? Ma perché tutta sta cosa? Ma voi avete giocato bene, cioè l'avversario ci ha detto. Allora, al di là di errori che purtroppo ci sono stati, ma che ci stanno e ci staranno sempre, succedono, ci abbiamo. Quanti fuori? 5. Come ci muoviamo, mi sembra, cartellini rossi, squalifiche, due domeniche, no? Mi sembra. Ma vi prego Anche per di controllarle queste cose che io sto dicendo. Perché sono cose che io vedo. Agli altri non gli succede mai niente. Giusto a Pistoia, insieme a Tonetto, Sì, quell'altro ha due centimetri. pagato. E devo essere, cioè, sincero, ha pagato anche troppo, mi pare, o no? Quindi, questi arbitraggi non fanno bene, per come la penso io, al calcio, no? Perché rendono le partite, fanno venire la rabbia al pubblico, la rabbia ai giocatori, le partite vanno a finire, come dire, per non dire una parolaccia, vanno a finire in cagnara. Tutti si incattiviscono e poi, i risultati sono quelli che sono. Una cosa, se vogliamo parlare di oggi, da quello io parlo sempre a quello che ho visto io, perché quello che vedo io non è legge. Quindi però se qualcun altro ha visto diversamente mi fa piacere sentirlo, mi pare che
l'Ostia Mare, di cui tra l'altro col Presidente abbiamo un ottimo rapporto, quindi non voglio parlare male, parlo di quello che ho visto. Ha tirato in porta quante volte? Zero. 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 Noi abbiamo tirato, mister? 5, 6. Noi abbiamo tirato. Quindi la colpa nostra, se vogliamo chiamarla colpa, è che non abbiamo bucato la rete. Però noi ci abbiamo tirato, quindi vuol dire che il gioco c'era, vuol dire che la squadra ha girato, perché almeno mi sembra che abbia girato. Questo è per quanto riguarda la partita di oggi. I tifosi ormai si sono fissati, perché in tutte le situazioni io credo che ci sia un capo espiatorio di ogni cosa, no? Io vado dal medico, il medico mi dice c'ho l'influenza, invece magari c'ho una brutta cosa, prima di morire penso al medico e lo maledico. Quindi ci vuole sempre un capo espiatorio, ma il capo espiatorio del mister mi sembra, forse i capi espiatori sono altri, di cui io mi metto al primo posto. Forse noi abbiamo, io sto parlando in grande libertà e sincerità, perché mi sono un po' stancato. Piccola parentesi, voi pensate che noi siamo venuti da Roma per investire 1,5 milioni di euro a Arezzo e ci prendiamo sputi in faccia. Pensate solo questo a come possiamo stare interiormente e senza grandi motivi. E oltre alla conferenza di Ruba Galline, questa pure ve la ricorderete, perché conferma il ruba galline, perché adesso vi do finalmente la notizia che io è un anno che mi tengo dentro, di cui la stampa mi avete massacrato, avete contribuito a izzare quei signori che stanno là fuori. Allora, l'Arezzo quest'anno in Serie C il futuro non si può dire succede questo. Io ritengo che succeda. In Serie C l'Arezzo ci va per due motivi. O perché quest'anno, o perché, però lo scriva, non sono il Padre Eterno, che vedo che succede nel 2014 inoltrato. O perché vinciamo e diciamo che siamo molto più no che sì. O perché sicuramente siamo al ripescaggio. Allora, quest'anno il ripescaggio verrà accettato. Avato, la prego di scriverle queste cose nel web. E perché l'anno scorso non è stato accettato e Ferretti eroicamente disse, come Dante Alighieri che vi è tanto vicino e caro, noi vinceremo sul campo, noi andiamo in Serie C perché saremo bravi e vinciamo sul campo. Vi ho detto una balla, e la balla è questa, vi ho detto una balla per evitare problemi ulteriori. La balla è un'altra, la verità è un'altra. Noi non potevamo accettare il ripescaggio perché i bilanci dell'altra amministrazione erano falsi. O volete scrivere finalmente sta storia? Così non mi sento più di Ferretti, stronzo, che non hai preso quell'occasione al volo. Io ho portato i bilanci, ho portato la documentazione, mi hanno detto, senti, prima che te denunciamo, riprendete tutto e vattene a casa. Questo ha detto la federazione. Allora, domani io lo voglio leggere, se no vado al Messaggero, primo giornale di Roma, e vi sputtano a tutti. Ok? Benigni, non mi guardi male. Finalmente ho detto una cosa qua, che è un anno, che al Messaggero. Che è Messaggero, il giornale romano, la Nazione la vado a cercare, non ce la vede a Roma, c'è. L'ho ordinata, non, mi hanno detto mi dispiace, non arriva, scusa, questa è una piccola parentesi. Ma vado pure a... Vabbè, questo poi ne parliamo dopo, che ti do un suggerimento. Allora, la verità è questa. Non potevamo accettare il ripescaggio, perché se no qua dentro chiudevano, mettevano una bella catena e era finito Arezzo. Così ve le dico tutte, perché mi vengono in mente... Perché sono tutte cose che, no? Mi cominciano un pochino a pesare. Io non voglio essere salutato ad Arezzo come il salvatore della patria, perché non lo sono.
Io sono venuto a Arezzo, ho fatto un bel repulisti per quanto riguarda quello che io penso, poi qualcuno può dire senza Martucci non si va in paradiso, senza Severini non si va in vacanza, no? Tante altre belle storie. Quindi secondo il mio punto di vista io ho fatto un bel repulisti, ho azzerato quasi tutto, ho rinunciato a due mie amicizie, che per come vedo io valgono più dei soldi, e ci ho rinunciato perché gli amici non mi sono piaciuti, e quindi ho troncato anche due amicizie. E queste non sono cosette così, no? Leggere. Per me almeno sarà la vecchiaia, ma per me sono cose importantissime. E ho fatto degli incontri di nascosto, perché Arezzo non si capisce, voi siete molto bravi, se uno prende il caffè subito sa dove ha preso quel caffè, quindi l'abbiamo fatti di nascosto. La responsabilità del mister non è del mister, se non sto difendendo il mister, perché abbiamo anche dei, diciamo, dei colloqui molto chiari, molto sinceri, molto aperti, anche violenti, anche duri, insomma, ci diciamo le verità in faccia, anche perché mi avete un po' conosciuto. E noi abbiamo creduto e crediamo ancora in questo progetto. Ora però una domanda la faccio io. Siccome il mio numero, scusate la battuta, ma è diventato, a Roma si dice il numero della puttana, il mio numero privato, infatti lo cambierò, mi chiamano tutti, o mi mandano dei messaggi, più timidi mi mandano dei messaggini, dove ogni messaggio, oggi l'ho fatto leggere a lui, a tutto il tavolo credo, no? Ogni messaggio mi viene indicato il nome di un allenatore che io non conosco, senz'altro bravissimo, però di Arezzo. Bene. Facciamo uno. Facciamo uno. Sono tanti. Leoni è uno. È uno dei tanti. Poi ce n'è, ma io poi non mi ricordo, però mi conservo i messaggi. Poi c'è un altro che nell'82, avevo 30 anni, allenava a Milan, vabbè. Bene, insomma, queste sono un po', io li chiamo perché non è che sono nato sotto un fico, ho avuto una vita abbastanza dura e agitata. Allora, messaggi trasversali, allora metti l'allenatore di Arezzo e metti quell'altro di Arezzo e metti quell'altro di Arezzo, che vuol dire? Quello che non succederà mai finché il buon Dio mi terrà in salute, non succederà mai che io sono il presidente che stacca gli assegni. È diverso. Io, dolenti o nolenti, mi dispiace, io sono il presidente che tiene in mano il volante, quindi decide quando gira a destra e a sinistra e quando cambiare marcia. Sono io. Quindi questo, togliamo il mister, torniamo al direttore generale, anche lui ha le belle responsabilità in questo, perché quando io devo mettere la seconda gli dico Enrico che faccia, mettiamo la seconda, e tra di noi c'è un bel feeling, quindi loro non c'entra assolutamente niente. Io ho deciso che si va avanti con il signor Mezzanotti fino alla fine, poi chi ci ama ci segua, chi non ci ama mi dispiace tanto e non ci seguisse. Mi dispiace. Poi ai grandi intenditori di calcio io vorrei fare un'altra domanda. Vediamo la Lazio che sta passando, dico la Lazio perché è di Roma, quindi seguo un po' le vicende, no? Ho sentito, ho letto del illustrissimo dottor Mancini che si permette di rilasciare interviste dandomi dei consigli quando nemmeno mi conosce. Appunto, no? Cambiare oggi l'allenatore, mi piacerebbe parlare con un grande intenditore di calcio. È un salto nel buio o è vice campionato? Io a questa risposta io non ce l'ho. Io per come la vedo preferisco tenermi la squadra attaccata, la squadra con tutto quello che ne consegue, quindi mister, direttore generale, vicepresidente eccetera,
e seguitare la traversata, anche se il mare è molto mosso, ma io preferisco fare così. Se poi qualcuno mi dice, mi porta degli esempi di cose cambiate in corso d'opera che poi sono andate bene, la cosa di Morgia è una balla vergognosa che voi siete irritati a scrivere, perché il buon Morgia, che è un grande allenatore, non è vero che è stato preso a marzo e ha vinto il campionato, è stato preso e stava ancora un anno prima là dove stava, è giusto, no? Ecco, quindi ha avuto un anno di tempo per amalgamarsi con tutta la squadra e oggi sta facendo degli ottimi risultati. Ma non è che se noi oggi, io dico mister grazie di tutto abbiamo giocato e domani prendo, non lo so, mister X e noi ci abbiamo la certezza che vinciamo il campionato, ma non me ci giocherei nemmeno un euro bucato su una battaglia del genere. Quindi per me si seguita così. Mi dispiace che il pubblico, i tifosi, io ci tengo tanto ai tifosi, stasera ho avuto un bel dispiacere, pazienza, e mi dispiace molto che reagiscono in questa maniera, che poi non so quali sono dei tifosi esattamente, no, erano tanti ma non so di quale componente. E poi riconoscenza non la voglio, ma pensate un po' che dei soggetti da Roma sono partiti per venire a Arezzo a investire oltre 1 milione di euro. E risultato, prendono sputi in faccia, insulti e forse in futuro rischieremo pure la macchina bruciata, qualche schiaffo. Pensa che grande affare che ha fatto Ferretti. Pensate questo. Il progetto sta andando avanti nonostante tutto ciò che leggo e che mi si dice. Nel progetto ho fatto includere la copertura della curva Minghelli. Tutto questo non ve lo posso dire come me la sento perché è troppo volgare, vedo che ci sono delle signore, però sempre chiamiamoli sputi per essere delicati, no? Sempre sputi in faccia. Ma questo certo non aiuta. E scusatemi se ve lo dico a voi della stampa, noi viviamo a Roma ci sono due realtà pesantissime, no? Che c'è la Lazio e la Roma, che se, non è che si amano, però oltre alla critica giusta o meno giusta eccetera, quando queste due squadre indifferentemente vanno in crisi per motivi seri, la stampa non le ammazza, le aiuta. Basta che leggete i giornali romani. Cioè, spalle larghe, sopporta, poi alla fine o scoppia o dice vabbè, arrivederci, grazie. Bene, l'intervista l'ha rilasciato per l'anno che era qua, dice, io non voglio fare la pubblicità del... Certo, e beh, chi è, cioè, che si... Ecco, io non mi voglio suicidare a Arezzo, Significa questo, significa questo. Noi stiamo cercando di fare le cose, credo, al meglio. Fino ad oggi ci abbiamo provato. Avremo avuto dei problemi, abbiamo fatto 1000 errori, ma per carità, chi non fa niente non sbaglia mai, questo è certo. Chi fa qualcosa, purtroppo, gli errori ci sono. E non voglio nemmeno nessun monumento, perché se lo faccio, faccio perché mi piace. Ma lei va avanti, io ripeto, solo il Padre Eterno può dire queste cose. Io non leggo il futuro, non c'ho la palla. Però vi posso dire una cosa, l'attacco di questa sera non mi è piaciuto proprio. Mi dispiace dirlo e anzi, colgo l'occasione, questa sciarpa che io porto qui, te la faccio vedere bene, non è la sciarpa che noi vendiamo, È una cosa alla quale io tengo tantissimo. Io non conoscevo nemmeno il povero Minghelli, nemmeno sapevo dell'esistenza, ma ci tengo moltissimo perché mi è stata regalata dai tifosi della curva sud. Ora, io non lo so se erano loro, ma se erano loro il dispiacere è doppio.
se poi erano i ben pensanti che stanno in tribuna davanti a noi, che ogni domenica come noi pareggiamo, se girano verso di me mi devono, sempre per rimanere educati, rompere le palle, scusate, allora il discorso cambia, perché io poi non so tipo che se sta zitto, no? Allora, aggiungo una cosa che lei mi ha sollecitato e che mi ero scordato, perché la vecchiaia mi fa avere una memoria un po' strana, o l'Alzheimer, non lo so. Mi viene sempre detta questa cosa: l'Arezzo sono 4 anni che sta in questa serie. Bene, se sono 4 anni, sono 4 anni che ci sta l'Arezzo, non certo per mia responsabilità, perché io sapevo nemmeno che esisteva l'Arezzo. Quindi, che sono 4 anni, se andassero a prendere con chi state, con chi state. Che certo chi c'era prima non pensava a portare l'Arezzo in C, ma pensava ai cavoli suoi, a fare altro. Quest'altro anno potete dire, se non andiamo in C, ah, è un anno, allora sì, siamo corretti, ma non mi parlate più dei 4 anni. Per venire invece alla sua domanda, che è giustissima, noi abbiamo fatto questa squadra, l'ho detto anche prima, in base ai risultati e in base a quello che abbiamo visto, ai consigli che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Ci abbiamo lavorato molto, perché voi non dovete pensare che noi veniamo la domenica e quindi è un piccolo sacrificio che veniamo la domenica a Arezzo. C'è tutto un lavoro dietro e per buoni 6 mesi, credo, noi abbiamo trascurato anche il nostro lavoro che ci dà il pane quotidiano e che permette pure di levarci lo sfizio di giocare al calcio. I giocatori che noi abbiamo preso, e voi lo sapete meglio di me perché voi siete intenditori e non io, erano tutti di una rosa ottima, va bene? Probabilmente qualcuno ci ha deluso, nel senso che qualcuno che abbiamo visto che l'anno scorso ha fatto quello che ha fatto, quest'anno non lo ha fatto. Però probabilmente, come dice Morgia, c'è bisogno di un po' di tempo di carburazione. Nel senso, prendere un 25, 26, quanti sono? 25. E cominciare un certo lavoro come ha fatto per mesi il mister, eccetera, eccetera, e sperare di far salto, boom, come io pensavo. Però non essendo un grande intenditore di calcio, ma nemmeno una pezza da piedi come qualcuno di voi scrive, perché insomma il calcio mi piace, lo seguo, lo guardo, qualche cosetta ci capisco anch'io, e evidentemente serve più tempo. Ora ritorniamo al capo espiatorio, no? Che deve pagare questo debito, e allora ammazziamo il mister. Anche i giocatori magari si prendono oggi si poteva vincere. Ma anche oggi, allora togliamo fuori oggi, perché oggi dovete essere obiettivi, perché se per voi è stato un arbitraggio giusto, se per voi l'Arezzo oggi non ha giocato, allora non ne parlo, perché secondo me è stato esattamente che l'arbitraggio è stato vergognoso. L'Ostia Mare, con tutto che il presidente è un buon amico, mi dispiace, però glielo dirò anche la prossima occasione, i giocatori che grandi e grossi che nemmeno i guardi e cascano per terra e deve arrivare quello qua a barella, mi sembra, no, un po' un prendere tempo, almeno a me. I nostri hanno giocato, la palla ha girato, siamo andati in porta 5-6 volte. Dove è stata la colpa di non metterla dentro la rete? Certo, è enorme, però se oggi noi avevamo fatto quel gol che dovevamo fare, bastava uno, no? Oggi forse il mister nemmeno veniva nominato, sicuramente, perché a Pistoia quei tifosi che c'erano, sia alla curva, sia quelli che avevo vicino a me, che io nemmeno conoscevo, che si sono presentati come dire, non sono Mauro Ferri, piacere, ma no, hanno detto piacere presidente, sono un tifoso dell'Arezzo, quindi ancora più simpatici, e abbiamo visto la partita insieme. Io sono stato zitto, ho sentito i commenti loro, perché mi piace pure ascoltare e imparare, no?
E beh, dicevano tutte cose vere, giuste, che io vedevo. Quelli erano tifosi, io non li conoscevo, non è che gli ho offerto il caffè, assolutamente. E per ringraziarli l'ho anche messo nel nostro sito. Allora, se oggi vogliamo prendere la scusa per ammazzare Mezzanotti, è un discorso. Se vogliamo essere obiettivi, non è un altro discorso. Forse dovremmo prendercela un pochino con chi non è riuscito a buttarla dentro, no? Forse. Questo ci deve pensare il mister, poi. Non ci devo pensare io, ma sicuramente ci pensa. Noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle riunioni con i ragazzi, hanno capito, loro vengono con una grande foga, una grande tensione, noi stessi, dice io, e abbiamo detto, giocate a pallone, vi piace giocare a pallone? Divertitevi. È a Pistoia, si sono divertiti. Poi ci abbiamo avuto, scusate il termine, una sfiga tremenda di quel gol che non c'entrava niente, però è stato un bel tiro, per carità. Va bene. Questo è un po' come la vedo io. Probabilmente non dico che la versione mia è quella giusta, assolutamente.